Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella, sono una coach spirituale, un'insegnante di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce. In questo video vi parlerò dell'importanza di uscire dall'ego. Uscire dall'ego è fondamentale per allinearci allo scopo divino della nostra anima, per esprimere al meglio la nostra vera essenza. La nostra vera natura, liberandoci da tutto il giudizio, dai pregiudizi, dalle paure, dai sensi di colpa, da tutte quelle emozioni negative, limitanti e paralizzanti, ok? E uscire anche da quella che è la competizione. Quindi andiamo a individuare cos'è l'ego. L'ego è la struttura, ossia il nostro finto sé, ossia quella parte di noi che è stata costruita da un insieme di sistemi di credenze che ci hanno inculcato un po' i nostri genitori, la società, gli insegnanti, quello che noi crediamo di essere ma che non siamo veramente, ok? E anche da quella parte, è una maschera, anche quella parte di noi che serve per proteggerci un po' dal mondo esterno, per paura appunto, ma di essere giudicati per paura di far venire fuori la nostra vera natura animica. In particolar modo, questa caratteristica contraddistingue gli operatori della luce. Individuiamo due forme di ego. Esiste un ego superiore e un ego inferiore. L'ego superior è quando noi a qualche livello crediamo di essere o cerchiamo di essere. Ci sforziamo di essere meglio degli altri, magari perché abbiamo studiato, magari perché proveniamo da una famiglia di alto livello, o magari perché semplicemente siamo molto bravi, magari dal punto di vista sportivo, e quindi in qualche livello ci sentiamo meglio degli altri, ok? E questo ci porta a entrare in competizione col prossimo. Questo crea ansia, questo crea stress. Nel momento del risveglio spirituale non è più possibile portare avanti questo modello. È un modello di il modello della competizione non fa parte del progetto dell'anima per le persone che si stanno risvegliando e si stanno allineando allo scopo divino della propria anima. Quindi a qualche livello l'anima ci porta a smontare tutto questo e ci porta a perdere anche interesse nel competere, nel voler arrivare primi sempre, essere i numeri uno per forza e voler essere meglio degli altri. Questo non ci porta a far irradiare la nostra luce, irradiare la nostra vera essenza, portare all'esterno la nostra creatività. Non ha niente a che vedere col modello di competizione, che è il tipico modello che seguono le persone egoiche, ok? Poi abbiamo una forma di ego inferior, ossia quando le anime in risveglio iniziano a sentire la chiamata dell'anima, ma non si sentono adeguati, non si sentono all'altezza, ok? E questo praticamente ci porta a sminuire noi stessi, a parlare male a noi stessi, e questo non va bene, perché questo non siamo noi siamo anime infinite, noi siamo espressione della luce del creatore in questo corpo fisico. Quindi tutti noi abbiamo delle grandi capacità, tutti noi dobbiamo portare alla luce le nostre capacità interiori, e questo ci consente di contraddistinguerci, va bene, nel mondo esterno, senza creare competizione, ma semplicemente essendo noi stessi, ossia essendo chi noi siamo veramente nella nostra completezza e totalità. Quindi l'ego deve essere
trasceso. Cosa succede? Che proprio nel percorso del cammino spirituale, quando le persone iniziano ad allinearsi all'amore, al vero sé, può accadere che si possano entrare nella competizione oppure sentire l'energia della competizione all'esterno e questo crea in noi disagio, e questo crea in noi dolore, sofferenza. Oppure, in particolar modo, gli operatori della luce hanno questo senso di inferiorità, di non farcela, di non essere capiti dal mondo esterno, di essere giudicati, di essere attaccati in qualche modo dal mondo esterno, per non essere appunto capiti. Molto spesso, ma perché? Perché viviamo in una società dove esistono dei paradigmi, no? Delle etichette, e quindi secondo la massa alcune cose sono giuste, altre sono sbagliate. Una religione è giusta, essere spirituali è sbagliato. Le persone che esprimono la propria spiritualità negli anni passati, nell'antichità, sono state vittime di violenza, addirittura sono morti per portare il proprio messaggio di amore. I guaritori, le guaritrici, quelli che oggi chiamiamo operatori della luce sono stati perseguitati in vite passate e quindi in questa vita hanno veramente un grande conflitto interiore nell'esprimere la propria spiritualità. Magari da una parte fanno ricerca, studiano, partecipano a corsi, a seminari, ma non hanno il coraggio di mettersi in gioco perché hanno paura del giudizio degli altri. Quindi ego non è solo ego superior, ego inferior, ma è anche ego uguale paura. Quindi uscire dalla paura, no? La paura del giudizio, la paura di essere etichettati come diversi, la paura di essere attaccati in tutti i sensi, verbalmente, ma anche subentrano anche le paure, come la paura di morire in nome dell'amore, la paura di portare un messaggio d'amore e per questo essere perseguitati, o addirittura la paura di perdere la vita. Queste sono paure inconsce, va bene? Alle volte sono anche cioè sono paure consce, però molto spesso sono inconsce perché arrivano dal nostro DNA, arrivano dal nostro inconscio, dalle nostre vite passate o anche dal discorso della storia che ha vissuto l'umanità. E quindi le persone, quando iniziano a sentirsi un po' diverse rispetto alla massa, hanno paura di essere attaccate in qualche modo. Ok? Quindi uscire dalla paura è un passo determinante per agire nella direzione dell'anima, per agire nella direzione della propria missione di vita. Quindi no competizione, no giudizio. Abbiamo paura del giudizio degli altri, però diciamo che un compito importante per trascendere la paura del giudizio degli altri è anche quello di non giudicare noi stessi e gli altri, quindi non giudicare chi non comprende, perché comunque chi ha idee diverse dagli altri a qualche livello viene sempre a qualche livello attaccato, viene sempre giudicato, ma non solo gli operatori di luce, anche non so, i cantanti, anche gli artisti, nei tempi in cui c'è stata l'espressione creativa degli artisti, molti artisti venivano criticati. Tutto ciò che viene considerato diverso e non etichettabile, non nella norma, sì, le persone hanno paura del diverso e quindi attaccano, a qualche livello giudicano. Però, ripeto, quello che insegna l'Arcangelo Michele e gli Angeli è che uscendo noi dal giudizio, dal giudicare chi ci attacca, dal giudicare chi ci giudica, dal giudicare il mondo esterno che non è come noi vorremmo, quindi noi non siamo come loro vogliono, cioè noi non corrispondiamo a quello che le etichette vogliono da noi, quindi non rispettiamo i canoni, ma anche il mondo esterno è diverso da come noi vorremmo. Quindi questo continuo diversità, questo continuo attaccarsi è sbagliato. Quindi gli operatori di luce devono smettere di dire di attaccare chi ancora non è risvegliato, chi ancora non comprende, chi ancora giudica, chi ancora si comporta in modi veramente bassi, ma
importante innanzitutto fare il processo del perdono, quindi perdonare coloro che non comprendono e che non sanno. Lo stesso Maestro Gesù diceva: perdonali perché non sanno quello che fanno. Questo è successo quando lo hanno crocifisso, no? Ma quanti maestri, quanti operatori della luce nei tempi passati hanno perdonato il mondo della terza dimensione. Ok? E noi dobbiamo fare lo stesso. Gli operatori di luce devono perdonare. Perdonare non significa che accettiamo che è giusto quello che loro fanno. No, accettiamo che queste persone sono in un livello di consapevolezza diverso, accettiamo che non comprendono certe cose e perdoniamo e mandiamo luce, benediciamo e continuiamo a percorrere il nostro cammino per attrarre a noi persone che invece comprendono il nostro linguaggio. La cosa meravigliosa di questa epoca speciale è che, grazie a Dio, sono veramente tante le anime in risveglio che già sono risvegliate o che si stanno risvegliando e che hanno bisogno del nostro contributo, della nostra consapevolezza, della nostra esperienza animica. Hanno bisogno di essere guidati, hanno bisogno di essere aiutati a seguire il percorso di riallineamento alla nostra anima. Bene, parleremo nello specifico delle parole, scusate, delle paure degli operatori della luce nel prossimo video. Intanto io vi saluto, vi abbraccio e da parte mia buona uscita dall'ego. Un bacione. Ciao a tutti. Ciao ciao.